L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Potremmo dire che il primo articolo della nostra Costituzione sintetizza in due frasi tutto ciò che seguirà dopo. Una formula perfetta che padri e madri costituenti ci hanno donato. Repubblica, democrazia, lavoro, popolo, limiti. Concetti che noi oggi diamo per scontati, ma che non lo sono affatto. Prima di allora il potere, la sovranità, era nelle mani di pochi. Da quel momento in poi diventano di tutti noi. Quella che ci è stata data è una enorme responsabilità di cui ogni giorno dobbiamo essere consapevoli e prenderci cura. Come possiamo farlo? Esattamente come ci indica il primo articolo. Esercitando la democrazia, ad esempio. Partecipando, dunque, alle scelte che determinano la vita del nostro paese, della nostra comunità e dunque di ognuno di noi. È una possibilità meravigliosa di cui dobbiamo essere pienamente consapevoli. Ognuno di noi, nelle proprie azioni, è attore e decisore principe di ciò che avviene fuori dall'uscio della nostra casa. E su cosa si basa questo potere? Sul lavoro, sulla capacità che ciascuno ha di contribuire attivamente alla costruzione della società che governiamo. È una forma idealmente perfetta che a distanza di oltre mezzo secolo resiste alle intemperie della storia. Ma di tutto ciò che si può dire, ed è veramente tanto, c'è un altro concetto su cui vorrei soffermarmi, quello dei limiti. Le penne che hanno scritto l'articolo 1 della nostra Costituzione avevano visto le peggiori aberrazioni di cui l'animo umano potesse essere capace. Avevano attraversato dittature, morte, eventi tragici che non si sarebbero mai più dovuti ripetere. E l'unico modo affinché ciò fosse realmente possibile era collegare quel potere allargato a limiti definiti e siglati a nome di tutto il popolo italiano. Un patto comune in cui conveniamo un principio molto semplice. Oltre questo confine non si può andare, per nessuna ragione al mondo. Oggi a quei limiti noi dobbiamo dire grazie, ogni giorno. Se è vero che citando Goya il sonno della ragione genera mostri, la nostra Costituzione è quel fuoco perpetuo che sarà sempre in grado di risvegliarci prima di cadere nel più profondo degli incubi. Di questo documento, come italiani, dobbiamo e siamo evidentemente essere orgogliosi, ma soprattutto dobbiamo essere riconoscenti. Riconoscenti verso gli uomini e le donne che attraverso il loro sacrificio ce l'hanno consegnato. E prendendoci cura della nostra carta costituzionale ci staremo prendendo cura delle nostre città, delle nostre comunità, del nostro paese e delle prossime generazioni per sempre.